piedi, parla con l'arbitro, ma anche arrabbiato con la propria squadra. Se segna ancora Cremona, si dà time out per Charlie. Sì, chiedeva il fallo su quell'azione precedente. Goss da tre punti rimanda il tema dei recalcati. 6 a 4 adesso. E ovviamente perché si arriva alla volatona finale, la penetrazione di Ruzier, il brutto scarico, recupera la palla in qualche modo, comunque Orden riesce a tenere vivo l'attacco dell'Umana Venezia con Filgos che manda a terra con un palleggio incrociato Vitali e poi segna numero, anche se Vitali speriamo non si è fatto male, si toccava un attimino lì, è scivolato. Una ottima pallacanestro, l'abbiamo vista più volte quest'anno anche sui nostri teleschermi, ha giocato benissimo a Desio lunedì contro Cantù, nonostante un secondo quarto difficile è riuscita a trovare la forza per rimanere in partita, così come Goss va a trovare due punti. Noi dicevamo a Milano vincerà dei 50, invece hanno fatto soffrire Milano, Cremona, sai, chissà, infatti guarda dove le cose sono andate diversamente. Poi alla fine bisogna anche ricordare che Milano ha vinto la regular season da un pezzo, perché continuiamo a parlare di Milano. Avrebbe Daniel alla sinistra, va a cercare sul perimetro Clark, il tentativo di partenza in palleggio da parte di Fabio Mian, la palla persa, Gossa dall'altra parte è solo Soletto e deposita per i più 11 Venezia. Passaggio, vediamo se li mette a più 14 adesso, lui è un ottimo tiratore del libri, vediamo qua. Sì, decisamente fortunato Goss in questo primo tempo. Ora ha a disposizione il secondo tiro libero che lo porta a quota 13 e porta a 14 i punti di problemi di falli e di nervosismo evidentemente di Cremona, perché qualcuno deve essere scappato nel tunnel degli spogliatoi nel rientro. Cerca di recuperare dalle mani di Orden, ha fatto un miracolo Peric a tenerla in campo, si asciuga le mani sulla sola delle scarpe prima di penetrare e scaricare per Orner. Jackson raddoppiato, il tiro di Goss, quando hai bisogno di due punti da chi vai? È stato micidiale Goss, li rimette a 14 punti Donny Wall. Infatti si è arrabbiato Pancotto quando ha visto Daniel catturare quel pallone, lo ha schiaffeggiato. Chiaro che si può togliere dal ferro, ma si poteva anche indirizzare verso un compagno o prenderlo. Goss si prende il tiro da tre, Phil Goss determinante e arriva un dopo per Ordine in attacco. Sì, perché sicuramente non è un ragioniere Jackson. Goss va a attaccare il canestro, trovare molto bene Orden ancora, bravo ad evitare la stoppata di Daniel con la sua mano sinistra. Molto bava e anche un assist in area rischiosissimo. Palla sul meno 7 per portarsi a meno 5, a meno 4 eventualmente con una tripla. Stavolta per due volte consecutive Venezia non ha punito gli errori. Vediamo se lo fa con Goss da 2. Lo fa con Goss da 2. Con Goss che va a cercare il blocco di Ress, si trova accoppiato ancora sul cambio a il numero 12 Luca Campani, entra giustamente, trova due punti, ci sarebbe voluto l'aiuto e sapeva che un piccolo così un lungo se lo beve in palleggio. E lui a superare la metà campo in palleggio, Goss è qui che Cremona ora avrà bisogno di uno stop come ha fatto nell'azione precedente, cerca di far schiodare il cronometro, solo uno contro uno, va a trovare Viggiano per due punti che forse sono quelli della staffa. Ah, sì, Jeff Viggiano